Ciao ragazzi, eccoci qua anche oggi con un'altra diretta Instagram dalla pagina di Coffee Training Academy. Anche oggi parleremo di caffè. Benvenuti piano piano a tutti quelli che stanno entrando in chat. Spero, intanto oggi è sabato. Vi faccio attendere un minutino così, ciao Ale, così intanto piano piano si affolla un po' la chat. Voi sapete che oggi parleremo di un tema interessante, secondo il mio punto di vista, poco affrontato e che secondo me invece merita veramente uno sguardo particolare ed è il mondo delle macchine espresso, visto che comunque tutti noi siamo baristi o molti di noi sono baristi e in fin dei conti molti di noi, ciao Lorenzo, molti di noi, ciao a tutti ovviamente, tutti quelli che stanno iniziando a partecipare, e mondo macchine espresso, ne parleremo oggi con una persona che secondo me è prima di tutto un super mega appassionato. Con me condivide anche la città, e abbiamo Davide, quindi Zambelli, che sarà in connessione tra pochi minuti. L'ho visto già online, ma voglio intanto prepararlo, perché so che online non è così facile per tutti, però comunque. Abbiamo degli argomenti scottanti di cui parlare, questi sono i miei appunti, le vostre domande. Vi ricordo che ciao ragazzi, tutti i giorni, quando facciamo la diretta, vi viene richiesto prima. Scusate, metto a posto questo cavo che mi dà fastidio. Eccoli. Mi viene richiesto prima. Ciao, Blasey, ciao. Mi viene richiesto prima comunque di fare delle domande riguardo. Ciao Francesca, un abbraccio a Francesca. Quindi una sorta di domande riguardo proprio. Riguardo proprio all'argomento che stiamo per trattare. I'm sorry, Blasey. Yeah, it's just Italian for now. quindi, bando alle ciance. Siamo in tanti anche oggi. Ciao Massimo, ciao a tutti veramente, ragazzi. Come al solito non vi saluto tutti io man mano che scorre, però vi abbraccio tutti virtualmente. Sapete che in questo momento siamo tutti estremamente sensibili, no? Quindi farei entrare in chat il buon Davide Zambelli che adesso. Ciao Alberto, eccomi qua, Davide. Aspettiamo un attimo, ok, lo vediamo, vediamo qualcosa. Sì, no, Eccolo! della diretta. Sono andato a Davide. prendere. Ciao, buongiorno. Sono andato a prendere le cuffie. Ciao a tutti. Sono andato a prendere le cuffie perché ho detto, vabbè, uso le cuffie visto che neanche tu. Bravo, Ecco. hai E nel fatto. frattempo ho fatto cadere il telefono. Tranquillo, Davide, allora, non voglio girarci attorno tanto, anche perché poi vedremo che il tempo è abbastanza tiranno. Sì. Oggi parliamo di macchine espresso che hanno fatto la storia, Beh sì, e assolutamente. fantastico, e di macchine a leva in realtà, perché poi molte persone sono estremamente curiose sulle macchine a leva, proprio perché la macchina a leva da una parte è molto affascinante, dall'altra parte però è una macchina usata, devo dire, solo in alcune ristrette zone d'Italia Sì. e per tradizione Per oltretutto, e tradizione. quasi praticamente inusata, direi all'estero in fin dei conti, no? Sì, sostanzialmente oggigiorno sì, anche se grazie ad alcuni marchi si è creato poi un nuovo interesse, un rinnovato interesse, per cui ci Assolutamente. sono delle innovazioni in questo senso. Comunque la leva è la tradizione della macchina del caffè da bar, ed è grazie alla leva, cioè a questo sistema di estrazione che fu inventato da Giovanni Achille Gaggia nel 1948, che noi conosciamo il caffè con la crema, la famosa crema in tazzina, è dovuta a questa estrazione a pressione. Per cui Esatto. è un'innovazione italiana, fa parte della storia gloriosa dell'espresso italiano, perché è un'invenzione completamente italiana, l'espresso. Davide, quando Dimmi. inizia in realtà la storia dell'espresso italiano? Perché ricordiamolo, è vero che noi italiani non abbiamo inventato il caffè, e questo No, che dobbiamo dire. no, 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 Noi è. parliamo
inventato il caffè, però abbiamo inventato un sistema ingegnoso di produrre una tipologia di estrazione che è l'espresso. Corretto. E questa è un'invenzione. Beh, il primo fu in assoluto Moriondo, un imprenditore torinese, sì, piemontese, che possedeva alcune cioccolaterie in quel di Torino. E lui brevettò questa macchina per l'estrazione del caffè per uso interno, per uso nelle proprie cioccolaterie. E questa invenzione e brevetto poi non ebbe seguito, se non che Luigi Bezzera, qui io non so mai come pronunciarlo, comunque ci siamo capiti, e prese spunto da questo brevetto e iniziò a commercializzarlo nel 1901. E nel 1902 vendette questo brevetto a un certo Desiderio Pavoni di Milano. E questo Desiderio Pavone nel 1905, con l'ideale, che adesso se volete vi faccio bravissimo, quello è un modello già, sì, io ho qualcosa forse di un po' più vecchio del tuo. Cioè, vai, fai vedere Davide, ecco, vedere. Ci provo, ecco qui. Questo è un Deplion originale dei primi del Novecento, si vede bene? Sì, si vede molto bene. Si vede tutto? Ok. Come mai si vede in bianco e nero? No, battuta sciocca. Perché a quei 115 anni... È un po' sbiadito. Ciao Francesco sbiadito. Anche. Allora, niente, questa è la macchina ideale, è la prima macchina commercializzata da Desiderio Pavone in quel di Milano. E se volete, magari ripropone il tuo disegno che è a colori ed è anche più carino, perché si vede sostanzialmente che è una cosa molto semplice, cioè è un apparecchio dove si intuisce al suo interno c'è una caldaia a sviluppo verticale, notoriamente di rame, e poi l'esterno è ottone nichelato. E abbellito. Questo è il mio dito. Bravissimo. Okay. E praticamente c'è questa caldaia che all'interno della quale si trovava l'acqua della rete idrica, che veniva caricata manualmente, non dimentichiamoci questa cosa. E come veniva scaldata? Beh, inizialmente le prime macchine del caffè, scusate, si vede sulla mia fronte, le prime macchine del caffè da bar venivano scaldate a carbone. Perché l'elettricità non c'era, o comunque era agli albori, non c'era, era solo in alcune zone delle città del nord-ovest, cioè comunque c'erano continui stacchi dell'energia elettrica, di conseguenza insomma era qualcosa di inaffidabile completamente. Per cui prima macchina a carbone, fantastico. E come comunque a fiamma, dopo il carbone c'era contestualmente il gas, sì, il butano, gas, sì. Sì, okay, questo okay. Cosa richiedeva? Richiedeva un controllo, difatti il barista caffettiere era chiamato macchinista o operatore, perché era un po' come gestire in piccolo una locomotiva a vapore, bisognava avere sempre un certo equilibrio tra la pressione interna della caldaia, la temperatura e fantastico. La quantità di acqua nella caldaia, cioè tutto era gestito dalla persona, dall'uomo, perché erano prettamente uomini, maschi, che facevano questo tipo di lavoro, e se non stavano attenti cosa succedeva? E qui vi faccio vedere quest'altro documento originale, molto carino. Se si distraeva, ecco qui, questa è la famosa copertina della Domenica del Corriere del 1946, che in un bar di Vignola ci fu probabilmente un problema di pressione e come vedete il povero barista, che era ancora vestito secondo i canoni dell'epoca, cioè col camice bianco eccetera eccetera, e si ritrovò la macchina del caffè che esplose, praticamente ferendo anche un po' di clienti e di avventori. Ferite piuttosto gravi, senza contare bottiglie e vetri infranti in tutto il locale. Ecco, questo era il problema, cioè era tutto gestito manualmente, per cui Davide, non ci si poteva distrarre. Ti interrompo, intanto Radu aveva già detto infatti macchinista ed è assolutamente vero. Interessante però a questo punto dire che le prime macchine a leva, le prime macchine espresso in realtà, come avevi detto tu già in precedenza, aveva la caldaia in verticale, anziché avere la caldaia come le macchine moderne di oggi, sviluppate in orizzontale. Mi è partito il telefono, scusate. Sì, tranquillo. Niente, sì, per un motivo molto pratico, perché la caldaia verticale, la base, aveva comunque una superficie minore da poter scaldare facilmente, e per cui c'è, cioè, anche come il concetto di boiler, no, di riscaldatore, cioè che l'acqua si riempie dall'alto al basso, sono tutti in verticale.
Giusto, giusto. E Davide, in quegli anni che tipo di materiale veniva utilizzato per fare queste macchine espresso? Perché mi viene da pensare che il materiale di allora, un po' come in tutte le cose, come nei ferri da stiro, come in tutte certo. le cose, no? Certo. Nello sviluppo, nel continuamento di queste ere, si sia andati ad avere materiali completamente diversi sì, rispetto all'inizio. E soprattutto la lavorazione. Allora, praticamente tutte, come dicevo all'inizio di questa diretta, la storia dell'espresso è una storia italiana, perché sostanzialmente i vari pavoni, cimbali, gaggia e quant'altro, erano tutti dei lattonieri, sostanzialmente erano dei piccoli artigiani con un piccolo laboratorio dove lavoravano il rame o comunque questo tipo di materiale, di metalli, e il problema cos'era? Che non c'erano chiaramente le qualità delle fonderie che ci sono oggi, per cui si superiva questi problemi con gli spessori, per cui la caldaia e tutte le tubature erano in rame. Gli spessori erano molto molto importanti, perché comunque dovevano inizialmente, dopo ci arriviamo, le macchine a vapore sviluppavano internamente una pressione molto bassa, all'incirca di un bar 10, per cui molto bassa, però comunque erano soggette, se non controllate, a sovrappressione, potevano esplodere. Quindi mi stai dicendo che in realtà le prime macchine espresso non sì. erano proprio esattamente con la stessa pressione delle macchine espresso attuali, ma a quanti bar andavano, quindi? Uno. E praticamente la pressione di estrazione era all'incirca un bar. Cioè, quindi in realtà era data dall'acqua in pressione. Esatto, l'acqua, esatto. Come le macchine a leva, scusate, le macchine a colonna preleva, cioè fino al 1948, erano degli enormi, giganti, bellissimi apparecchi che estraevano caffè come la nostra moca attuale. Cioè alta temperatura, ebollizione dell'acqua. Grazie all'ebollizione dell'acqua, l'acqua riusciva a passare la cialda di caffè, macinata chiaramente non con la granulometria attuale, ovviamente. Beh, tra l'altro, se posso interromperti, nel museo MUMAC, tra l'altro di Binasco, dove esistono proprio un sacco comunque di modelli di macchine espresso d'epoca, io ricordo benissimo che una di questi modelli ha un portafiltro, ragazzi mi dispiace farvi il gesto, ma veramente un portafiltro che ha un diametro, se certo. consideriamo che oggi il massimo portafiltro può avere un diametro di 58 mm, 58. All'epoca sì, credo fosse 70, almeno il doppio, sì, ma sì, io sì. ho visto anche da 10 centimetri, sì, proprio, enorme. Erano assolutamente enormi, e tra l'altro nella mia collezione ho qualche macchina a colonna, e praticamente il filtro non è altro che una... Anch'io ne ho una! Grande, la conosco, un po' la conosco. Ne hai più di una. Dopo ne parliamo, è vero. Ne hai già tre. È vero. Comunque è più una in prestito, sì, assolutamente gratuito. Sì. Comunque, tornando a noi, alcuni filtri erano formati da una retina di ottone, cioè erano proprio dei sistemi abbastanza empirici, perché comunque non si era ancora capito, comunque non si era arrivati a capire l'importanza della macinatura, anche della freschezza. Io mi ricordo, io ho un paio di uno smontato e uno intero di dosatori del caffè in macinato, dei dosa caffè da bar degli anni 20, 30. Posso immaginare come fossero? Ecco. La precisione soprattutto, no? Sì, ma poi il caffè veniva già venduto, non veniva macinato al momento, o comunque non c'era il macinadosatore nel locale, perché si faceva in torrefazione, cioè comunque era tutto molto, molto empirico, e sì, ribadisco, sì, il risultato di queste macchine a colonna in tazzina era un caffè molto molto nero, molto sovraestratto. Sapore bruciato, immagino. Bruciato, amaro, sovraestratto, quindi... certo, assolutamente. Beh, è chiaro assolutamente che mancavano in fin dei conti quelle che sono poi le nozioni che oggi poi potremmo avere a disposizione, certo, per estrarre un buon caffè, questo non, certo, non c'è dubbio. Assolutamente, insomma, non c'è dubbio. Assolutamente. Diciamo che il focus in quegli anni, in quel momento, era in realtà la velocità con cui, sì, doveva lavorare, infatti, la macchina,
Infatti, no? Il concetto di espresso è duplice, vuol dire che questo, entrambe sono invenzioni italiane. Una, la velocità, come hai detto giustamente tu, Davide, e l'altra era fatto espressamente per il cliente, cioè on demand, diremo oggi. Cioè, il caffè prima di allora non è stato inventato il caffè in tazzina dagli italiani, ovviamente, perché c'è una tradizione francese e comunque del nord Europa precedente all'Italia. Però certo, quello che facevano loro erano... avevano dei bollitori giganteschi da decine e decine di litri d'acqua, dove la polvere di caffè mescolata all'acqua bollente girava in circolo per ore e ore e ore, con dei contenitori poi dentro in ceramica e con una spina tipo la spina da birra, no? Cioè il sì, rubinettino. Sì. Classico rubinetto di acqua caduta. A caduta veniva spinato questo caffè, per cui il concetto di espresso è stato inventato in Italia, cioè fatto espressamente per il cliente. Io entro in un locale, in un bar, in un caffè sicuramente molto elegante, molto, molto, inizio del Novecento, sì, era una cosa chic, era comunque per le classi sociali abbienti. Entravo in questo locale stupendo, dove cioè tutto decorato in stile art déco, nouveau e quant'altro, dove la macchina del caffè era decorata perché si voleva, cioè non essendoci marchi, non essendoci comunque tipologie di caffè, quello che doveva attirare il cliente era la bellezza estetica dell'oggetto. E per questo le macchine del caffè erano decorate come fossero sculture. E devo dire, Davide, che mi dai lo spunto per dire un'altra cosa molto importante, che è che se avete notato la fotografia che ha mostrato prima Davide dell'esplosione della macchina, in realtà nel dettaglio la macchina era posizionata sul bancone di fronte ai clienti. Ovviamente, cioè sì. La macchina era diventata ed era lo status symbol del caffè. Devo dire, non so se sia ancora collegato, ma devo dire che delle persone che oggi in Italia qualche anno fa ha voluto riportare questa macchina del caffè espresso preponderante davanti al cliente è stato comunque Francesco Sanapo, che prima era collegato, no, nel suo locale di artigianale. Chiaramente non è l'unico, però sicuramente abbiamo avuto questa inversione di tendenza negli ultimi decenni che c'è stata, che ha portato le macchine di fronte al bancone bellissime, con design straordinari, poi sempre di più relegate verso un muro e il design, per chi ama il design come te, il design chiaramente è stato praticamente distrutto negli ultimi decenni perché non era interessante a quel punto. Non era interessante, era relegato come essere, che ne so, un tostapane, un qualsiasi oggetto che era solamente utile, cioè doveva servire a fare una funzione, in questo caso l'espresso, però senza nessuna storia. Però c'è una cosa... assurdo? Sì, dimmi. C'è una cosa che poi mi ha detto anche... poco tempo, non alcuni anni fa, un barista, e la trovo condivisibile, dopo chiaramente ci sono problemi logistici e quant'altro, però il barista non dovrebbe mai dare le spalle al cliente. E allora doversi voltare, dare la schiena al cliente per fare un caffè è comunque brutto. Difatti all'estero stanno riportando tanto le macchine del caffè davanti al banco, dove c'è la possibilità anche di spazio, dove sono anche problemi logistici, e capisco. È assolutamente un trend che c'è forte in Europa, nel mondo, soprattutto nello specialty coffee, dove le macchine finalmente tornano a essere protagoniste nell'anteriore, perché ricordiamoci che questo per noi è l'anteriore, una volta era questo l'anteriore. Difatti è lato cliente, questo lato operatore. Quello dietro, dove in realtà, questo sarebbe il lato cliente, dove l'operatore riesce a stare in piedi di fronte al cliente, magari il cliente non vede quello che sta facendo perché non riesce a vedere quello che sta facendo, ma ha un contatto diretto, mentre prima, cioè attualmente c'era un po' meno in questi ultimi decenni, no? Sì, si è stata relegata. Dimmi tutto. Come siamo arrivati? Perché mi hai detto che alla fine queste macchine iniziali erano macchine che erogavano un liquido marrone, scuro, molto bruciato, molto amaro, grazie a quello che abbiamo spiegato poco fa, ma a questo punto devi anche dirmi però come siamo arrivati a quello che noi conosciamo come crema. Certo, grazie a un barista appassionato, cioè a un
probabilmente a un estremista nel senso positivo della passione del caffè, un ricercatore empirico che si chiamava Giovanni Achille Gaggia. Questo io intanto vai. Faccio vedere un po' di documentazioni ai ragazzi. Bravissimo, anch'io c'ho un paio di documenti. Limoni e girasoli, volevo rispondere a questa persona. Verissimo che è bello vedere lavorare il barista, ma vi assicuro ragazzi che anche se la macchina fosse di fronte al banco, vedreste bene lavorare il barista, perché il barista si sposta dal fianco alla macchina. Non vedete nel dettaglio l'estrazione come clienti, ma è anche vero che il cliente, in fin dei conti, sull'estrazione si capisce poco. Sì. Ok, l'unica, bella. Ecco, vai questa, Davide, vai. Questa qui, allora, tornando, ricollegandomi a quello che hai appena detto, ecco, se c'è un vantaggio del lavorare con la macchina come siamo abituati nella maggior parte dei locali oggigiorno, il vantaggio è che si può verificare la pulizia della macchina stessa, dei portafiltri, dei gruppi e soprattutto anche delle lance del, del latte, che ovviamente purtroppo troppo ancora spesso sono di quel colore indicibile perché hanno residui di latte da ore. Dal bianco al giallo, fammi aprire una parentesi perché abbiamo tanti ragazzi e tante persone sono collegate. Sono molto sensibile all'argomento e non lo toglierò. Allora, ragazzi, mi raccomando, quelle macchine espresso tenetele pulite perché ne va non solo della salute, ma nella pulizia stessa, anche il vostro biglietto da visita di fronte ai clienti. Tra l'altro, ne approfitto per dire che due cose. Uno, parleremo comunque di pulizia la settimana prossima e lo faremo con un ospite molto importante che rappresenta un'azienda che per me è fondamentale nel mondo della pulizia delle macchine del caffè. E poi, insomma, avremo tanti altri ospiti anche la settimana prossima. È vero, il caffè nero bollente, il 98% purtroppo delle macchine espresso, soprattutto in Italia, ha la ricotta bianca e gialla, devo dire, perché quando è di giornata addirittura diventa gialla. Vai Davide. Ecco, questo qui è un ritaglio di giornale perché purtroppo non ho tanti documenti relativi a Gaggia, però allora la storia di Giovanni Achille Gaggia è fondamentale, è una pietra miliare dell'espresso italiano. È colui che inventò, grazie a un brevetto che lui era un appassionatissimo del mondo del caffè e voleva rendere migliore l'estrazione di queste macchine a colonna che, come dicevo prima, producevano un caffè nero e estroestratto. Ora lui fece tantissimi esperimenti nel suo locale, aiutato anche grazie a un primo brevetto che lui acquistò per una cifra anche molto importante per l'epoca, nel 1938. Diciamola questa cosa perché non se ne parla quasi mai, Vai. Sì. Cioè, insomma, la storia... Cioè, su svariate pubblicazioni e quant'altro la storia è questa, dopo ognuno un po' la interpreta, però insomma i fatti dovrebbero essere stati questi. C'era comunque un lui c'era è comunque... sì, lui è Giovanni Achille. Lui acquistò da una signora, da una vedova di Pavia, questo brevetto iniziale per un torchio, cioè un sistema di un torchio che permetteva di sostanzialmente creare più pressione nella camera di estrazione e niente, lui lo... Ci fu la seconda guerra mondiale, comunque lui perfezionò questo specie di torchio all'interno del suo bar facendo delle prove, cioè innestando questo gruppo speciale nella sua macchina leva, cioè fece anni e anni di test, per cui sicuramente un super appassionato che non aveva probabilmente il concetto di dire faccio questa cosa per diventare un mega imprenditore, ma proprio per il gusto di estrarre dal caffè un prodotto migliore. E dopo 10 anni di ricerche, nel 1948 lui brevettò appunto il sistema a leva, che altro non è che un gruppo dove all'interno un pistone che scorre mosso da una leva, quando noi abbassiamo la leva, e qui c'è una macchina della mia collezione piccolina successiva degli anni 50. Io faccio vedere lo schema intanto, così. Sì, tu fai vedere lo schema. Bravissimo. Io abbasso la leva, carico la molla, cioè la molla si comprime e nel contempo il pistone si alza all'interno del cilindro. Alzandosi permette all'acqua di entrare, che
dalla caldaia l'acqua bollente o comunque sotto pressione entra nel cilindro, rilascio la leva, adesso devo rilasciarla con molta cautela perché la molla è caricata e non c'è niente che può contrastare questa forza della leva. Cosa succede rialzando la leva? Il pistone si abbassa e crea la pressione perché comunque l'acqua non si può comprimere, no? Di conseguenza, se io all'interno della camera, da una parte c'ho la resistenza della cialda di caffè, dall'altra c'ho questo pistone che spinto a molla spinge verso il basso l'acqua aumenta di pressione. E questo è l'uovo di Colombo, perché grazie alla pressione che inizialmente, durante la fase iniziale della spinta verso il basso, è di 8-9 bar, per cui non più quell'1 bar 1.10 che avevamo con l'estrazione delle macchine a colonna, ma ben 8-9 bar inizio estrazione. Questa estrema pressione, poi collegata a una temperatura dell'acqua all'interno della caldaia, anch'essa sotto pressione, più bassa, per cui si parla di 93-95 gradi. Questo connubio di bassa temperatura dell'acqua, relativamente alta pressione, permette di estrarre dalla polvere di caffè quelle sostanze organolettiche grasse, oleose, che vanno in emulsione con l'acqua stessa. Da qui straordinario. Abbiamo la famosissima crema che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Allora, dovete sapere... che vuoi dire? Sì, no, che fu una rivoluzione, cioè noi non ce ne rendiamo conto, ma a Milano nel 1948 fu una rivoluzione dove ci furono addirittura tipo due partiti, quelli che erano entusiasti da questa cosa e un altro minore che poi ovviamente aveva paura di questa novità, dicevano il caffè, cioè del cambiamento, no? Il caffè non è più il caffè, è un'altra cosa. E anche lui, perché vedevano in superficie questa schiuma artificiale, no? In fin dei conti. Sì, sembrava una cosa cioè che non aveva niente a che fare col caffè, come se noi abituati a bere il caffè come siamo abituati adesso, da domani ce lo propongono solamente con, che ne so, un altro modo. Una schiuma di latte, qualcosa. Speriamo di no, ovviamente no, siamo arrivati, secondo me, al top come qualità. Ho una domanda, sì, Davide, con subito. Le prime macchine di leva come scaldavano l'acqua nella caldaia? Allora, le primissime, dovete sapere che comunque i primissimi gruppi erano, cioè Gaggia, siccome non era un imprenditore, non aveva comunque una fabbrica alle spalle, si appoggiò a Ernesto Valente, che era poi quello della FEMA, fabbrica apparecchiature elettromeccaniche affini, per cui per un breve periodo di tempo, fino ai primi anni 50, dal 48 al 53, in grosso modo collaborarono. Cioè Gaggia faceva progettare le macchine e Valente della FEMA gliele produceva. Okay. E da lì dopo è nata la FEMA, è nata da questo. Okay. Prima del 48 la FEMA faceva componentistica sempre in rame per i vagoni dei treni, cioè era un altro laboratorio di lattoniere, non tanto grande, però chiaramente lo sviluppo lo ebbe con le commissioni di Gaggia, del signor Gaggia, perché da lì partì proprio in grande questa rivoluzione delle macchine al caffè. Comunque, Davide, quanto è durata la leva? La leva dura fino ad oggi, perché ancora ad oggi ci sono ovviamente riviste tecnicamente con accorgimenti tecnici che in passato non c'erano, perché comunque parliamo sempre di macchine del caffè dove non c'era nessun controllo, non c'era il pressostato, non c'era l'autolivello, cioè tutte cose che noi diamo per assodato oggigiorno, non c'era la valvola a vuoto, non c'era nulla. Spiega bene un attimino. Okay. Autolivello non c'era e che cosa comportava? Il carico dell'acqua veniva fatto manualmente tramite una leva meccanica. Quindi ho un boiler molto grande. Meccanico. Ho un boiler che nelle macchine a due gruppi andava dai 10 ai 15 litri, addirittura anche le quattro gruppi avevano 50 litri. Okay, cioè, ma che dovevo caricare a mano? Dovevo caricare a mano con la rete idrica. Fantastico. E sperando ci fosse pressione, nel senso, cioè, se noi pensiamo alle città. Questa. Bravissimo, è lei. Lei. Quindi praticamente, difatti, se torni Davide sulla tua macchina, sulla Gaggia America, vedi che c'è sotto il manometro c'è un vetro col livello, eccolo lì. Eccolo qua. Quello serviva per sapere la quantità di
acqua nella caldaia. Chiaramente il livello di acqua. Il livello di acqua. Se rimango senza acqua, non solo non riesco più a stare al caffè, ma brucio la resistenza elettrica all'interno della caldaia. Yuppidu. E Davide, però, che cosa cambiava quindi quando tu rimanevi con poca acqua rispetto ad avere tanta acqua all'interno del boiler? Ovviamente la percentuale di acqua e vapore all'interno della caldaia varia con la quantità di acqua al suo interno. Perché è vero che abbiamo detto che le temperature sono più basse, però comunque è acqua sotto pressione, cioè dentro una caldaia sotto pressione, riscaldata elettricamente. Per cui non si aveva una costanza di temperatura di erogazione, proprio per questo motivo. Inoltre il gruppo a leva, che è formato da ottone cromato, cioè materiale che comunque cerca di... ha due caratteristiche. Lo facciamo di questo metallo perché comunque aspetta, anche una durata... Ti fermo, sì, un secondo, perché sta arrivando un sacco di domande alle quali rispondiamo tra un attimo quando Davide ha finito il suo argomento. Sono un po' prolisso, dimmelo. Perché Ivan e Massimo hanno fatto un po' di domande, okay, e quelle tra un attimo parliamo anche con gli altri e parliamo, certo, con di tutti. Okay? Adesi anche con te. Vai. Allora, dicevo che il gruppo di estrazione, cioè il gruppo a leva col pistone, era fatto di ottone e esternamente nichelato. Permetteva di avere una certa stabilità termica e anche una durata all'usura. Okay? Ciò detto, comunque, anche la macchina, proprio per come è concepita, non avendo un circuito termosifonico, ma essendo il gruppo collegato direttamente alla caldaia, okay, flangiato sulla caldaia, questo comportava attaccato, imbullonato. Questo comportava che più tempo, cioè più caffè estraevi, ok? Allora, cioè, sul picco di lavoro, chiaramente andava in over temperatura il gruppo. Sì, okay? Di conseguenza ci sono anche dei documenti, delle storie, ma anche delle foto, dove a un certo punto si doveva prendere i portafiltri e gettarli letteralmente nell'acqua ghiacciata o nel ghiaccio, wow, per cercare di raffreddarli e di ripristinare. Okay. Davide, due domandine, sì, rapide. Allora, sì. Ivan chiede come facevano a capire quant'acqua caricare a mano dalla rettifica. Sempre dal vetrolivello. Poi Massimo invece chiede, ma con la leva la pressione calava man mano che la leva risaliva, quindi? Assolutamente sì. Partiva con la leva bassa a una pressione molto alta e poi piano piano, man mano... Man mano che chiaramente il pistone, cioè l'acqua scende, diminuisce la pressione all'interno della camera. Per due motivi, perché l'acqua scende attraverso la cialda e fa l'estrazione, e dall'altra perché la spinta della leva, cioè più carico una molla e più mi dà la spinta, più si rilassa la molla. E meno, certo, io non sono, cioè, ho fatto liti, sono un tecnico, ma non so dirti le curve e quant'altro. Guarda, io so solo che fa la curva, e quindi esatto, la sua lavagna qui per chi volesse, esatto, la disegno al contrario, perché voi la vedete al contrario, ragazzi. Se questi sono i bar e questo è il tempo, questi sono X bar, la curva faceva così. Sì, e tra l'altro questa è una cosa assolutamente empirica, cioè non voluta scientificamente, che però ha una sua valenza molto positiva per l'estrazione del caffè, tanto che le ultime macchine moderne, okay, perché dopo ci arriviamo, ma quando la leva è stata sostituita da una pompa elettrica, volumetrica, okay, e la pompa volumetrica è l'accendi e la spegni, per cui ti dà 0 quando è spenta, 9 quando è accesa. Non 16 di 9, esatto, è costante, quindi è costante. La pressione è costante. Ok, queste erano alcune dopo delle domande. Perché... Ne parliamo, allora, adesso parliamo di tutto svantaggi, il resto. Svantaggi della leva. Allora, era, come vedete in questa foto che smentisce la regola, era un lavoro maschile. Qui abbiamo una barista, esatto, donna, e ben venga. Questa è una foto originale d'epoca, degli anni... Questa, wow, è una Dorio Capita del 57, per cui siamo lì. Sono i primi anni 60. La vendita tabacchi dietro, come vedete, era un barettino piccolino. Però, cos'è il discorso? Che era un lavoro maschile, perché abbassare queste leve per fare centinaia di caffè al giorno era un lavoro gravoso fisicamente. Molto gravoso. Tra l'altro, molto difficile, molto gravoso. Tra l'altro, c'era un problema anche, due problemi tecnici. Il primo è che la leva, quando si rilascia, se non ha, come si dice, contrasti, cioè se non, sale, e per cui la chiamavano anche spaccamento. Sì. Quanti menti rotti, perché la leva era molto lunga, e quindi per riuscire a essere impugnatevi, datemi una leva che sono le al mondo, esatto, molto lunga,
per riuscire a essere meno affaticante, ma in realtà nel momento in cui veniva rilasciata, se non c'era pressione, anzi un contrasto sufficiente dal pannello di caffè, partiva e rompeva dei grammenti al tempo. Infatti . La spaccadenti, c'è Adriano bravissimo, Venezia, che sta scrivendo questo, eccolo lì, esatto, era la spaccadenti, infatti. Bravissimo. L'altro problema della leva è comunque... Aspetta, vai. Patrick, mi sa che a quei tempi la nichelatura e la dannosità della nichelatura nel raffreddare i portafiltri non credo fosse nella loro testa ancora, no. E aggiungo anche per i limoni girasoli, anche perché fino al 1983, e questo insomma, cioè, non possiamo non dirlo perché fa parte della nostra storia, ma non solo italiana, le macchine da caffè a leva e non avevano all'interno le guarnizioni fatte di amianto. Okay. Amianto, ok, per cui cioè, penso che i residui dell'ottone non nichelato fossero l'ultimo dei problemi. Sì. L'altra domanda era: la leva sale da sola, la dobbiamo accompagnare? In realtà no, sale totalmente da sola. Leva... cioè dove, a patto che accompagnata, giusto? No, la leva non va, allora la puoi accompagnare per sovrastrarre tu, cioè per dare ancora maggior pressione. Ah, quindi se per tu spingere. Se spingi con forza. Qui stiamo parlando di macchine di caffè da bar. In alcuni marchi, tipo la Pavoni, che produce macchine di caffè da casa, non c'è la leva. Per cui devi fare questa operazione tu, cioè devi pompare, okay? Fino a quando all'interno della camera entra sufficiente acqua e si crea un po' di pressione. Ciao Paolo Simone. Ok, Daisy ha una domanda che ci collega a una delle domande che sono state fatte, Davide, durante tutti i giorni, e cioè durante l'estrazione, no? Questa pressione va incalando facendo questa curva, certo. Come si traduce in tazza? Questo è un bel challenge, perché se, allora io dico positivamente, allora io mi sono occupato di... cioè colleziono macchine del caffè dal 97, anzi da casa dal 91, per cui non so gli anni, li fa il conto qualcuno, un sacco d'anni. E non so quanti soldi hai investito anche, tutti, diciamolo. Tutti, tutti, cioè, non ho mai soldi, per cui tutti. Allora, il discorso cos'è? Che per stimolare ho fatto alcune esposizioni per stimolare questa curiosità e questa nostra eccellenza italiana, una delle tante, fortunatamente. Perché ho fatto alcune esposizioni, non tante, 5-6 in totale durante alcuni anni. In una di queste ci siamo anche conosciuti, diciamo. Assolutamente la sì. Io ti conoscevo già di fama, però. Vabbè, chi non ti conosce. Comunque, esposizioni gratuite dove per cercare di recuperare le mie spese vive, di trasporto e quant'altro, perché sono oggetti grandi, pesanti e quant'altro, ho fatto delle degustazioni di caffè con dei monorigine. Ok? Ecco, io devo dire che a parità di prodotto, non stiamo a giudicare il prodotto in questa sede, però a parità di prodotto, l'estrazione che facevo io alla leva dava un risultato in tazzina migliore. I motivi sono due. Il primo è la grammatura, cioè comunque non facevo i 7 grammi singolo e i 14 Questa giorni. È un'altra domanda che mi hanno fatto: quanti grammi vanno messi all'interno dell'estrazione in macchina a leva? I 7 grammi e mezzo massimo, come si fa, allora, per l'estrazione oggi? O allora, sulle macchine a leva moderne e quant'altro, sì. Ok, dopo dipende sempre dal prodotto che hai sotto. Se sei un specialty, ovviamente la grammatura cambia. Però per un caffè, diciamo, commerciale, sì, si mantiene la stessa grammatura rispetto alla macchina classica a pompa elettrica. Il discorso però cos'è? Di aziende o di baristi che lavorano in realtà con l'aggiunta, no? Sì. A Napoli si usa molto l'aggiunta, cioè riempire il portafiltro finché si può e poi con un cucchiaino mettere mezzo cucchiaino in più perché bisogna metterne di più in una macchina leva, no? Allora, io non lo so, non sono così esperto da dire è giusto o sbagliato. Io dico che dipende molto dal prodotto che usi in quel momento lì, da come regoli il macina caffè. Anche... qual è il risultato che vuoi dare? Ed è anche il risultato che vuoi dare, certamente. Sì. Però sulla la leva, il bello della leva, secondo me, al di là del... forse bisogna sempre usare un grammo in più o due grammi in più per il doppio. Non ho mai fatto dei test approfonditi in questo senso, personalmente, per cui non sono in grado di rispondere in modo definitivo. Quello che è il valore aggiunto,
secondo me, è proprio la curva di pressione che dà la leva, che solo le ultimissime, cioè le macchine da competizione moderne riescono a dare. Okay. Quando vi parlo quindi di sostanzialmente curva di pressione, la leva, esatto, la curva di pressione va incalando, e questo incalando, per chi si occupa di estrazione vuol dire che tolgo nella seconda e nella terza parte, soprattutto ho meno pressione per togliere le sostanze negative. Il caffè nero bollente ci dice provare, 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 infatti questo è, cioè, l'approccio empirico. Esatto. Poi saluto la mia amica Elisa dal Corso di Arbezzo, che ho visto che mi ha salutato, non riesco a leggere bene, ma io immaginavo che salutasse te perché ha mandato una mattina col cuoricino, non credo. è un'amica ottimo, che ha un bellissimo mini, qua tutto mini, mini barettino a Passofittanze nelle nostre montagne veronesi. È un posto delizioso, speriamo di riaprire tutti in fretta e così andiamo a trovare. Speriamo, perché anche Davide ha un bar a Verona, ecco. Grazie, sì, poi... beh sì, ma no, è mia moglie, io faccio giusto, è vero. Io faccio cazzo. Ma nemmeno vado a buttare il battifondi alla fine. Radu chiede se l'unica pecca a questo punto fosse l'instabilità termica. Secondo me c'è un'altra pecca. Allora, ci sono due pecche, no? Cioè, sì, non è solo, nel senso, l'instabilità termica è importante, e anche le prime macchine come si dice, anche a circolazione termosifonica, tipo le 61 che fra un po' ne parliamo, cioè le prime macchine a pompa volumetrica elettrica avevano questo tipo di problema minore, ma ce l'avevano, cioè vanno in difficoltà con l'uso, col picco d'uso. E soprattutto, e l'altro problema, voi vedete le macchine da caffè a leva nei film storici o nelle pubblicazioni e quant'altro, che hanno anche sei gruppi, cioè cose assurde al giorno nostro, dove già vedere una tre gruppi è quasi una rarità, no? Questo perché l'estrazione a leva richiede molto più tempo per estrarre il caffè. Cioè, il tempo di estrazione resta più o meno lo stesso, ma la preparazione e la gestione della leva è molto più lenta. Perché quando si finisce di estrarre, il caffè continua a gocciolare in realtà dal portafiltro. E continua a gocciolare perché all'interno resta una pressione residua, non essendoci nessuna elettrovalvola che permette lo sfogo di scaricare e di sganciare il portafiltro in estrema sicurezza, bisogna attendere anche un minuto dopo che si è estratto il caffè. Se non lo si fa, purtroppo, si rischia di essere lavati di una lava mista acqua bollente e polvere di caffè che si appiccica ovunque e fa molto male. Davide, siamo in chiusura già. No, abbiamo ancora un quarto d'ora, te lo dico. Ti avevo detto che sarebbe volato il tempo. Sì, ma ce n'è da dire. Vola, lo so. Ho un paio di domande, però, visto che i ragazzi ci stanno facendo anche le domande, saluto tutti, Flavio, Giorgio. Sì, saluto tutti, anch'io. Certo. Continuo a leggervi, ragazzi, anche se non voglio interrompere Davide ogni volta per salutarvi. No, ma ci sta. Sappiate, siete tantissimi oggi, tra l'altro, una cosa meravigliosa. Bello. Questo vuol dire che l'argomento... Sì, sono contento. È interessante, mi fa piacere. Anche perché sai quanto ci tengo a supportarti, Davide. Grazie. Perché grazie. Tu hai una missione, non è solo una passione. Sì, no, la mia missione. Passione è, cioè, avulsa da qualsiasi stimolo commerciale, è solo passione, ed è quello non che mi ha portato a far acquistare a mia moglie un bar, per cui insomma, capisci? Per sperimentare. Sì, beh. Ascoltami, Davide, un'altra cosa che però secondo me potrebbe avere come difetto la macchina leva, che in realtà non è solo della macchina leva, ma fino a un certo momento è stata anche di altre macchine espresso, anche dopo le 61, devo dire, è stato quello che l'acqua veniva presa direttamente dalla caldaia. Assolutamente sì. Le 61 no, in realtà. Grazie a Dio. Le 61 no. Perché 61 la rivoluzione in questo. Sì, guarda, c'ho proprio qui, adesso ve lo faccio vedere perché mi ha fatto ridere, l'ho visto prima. Dopo guarda che sono arrivate altre domande, parlano di un flux, di fare il flush prima del... Adesso ne parliamo anche di quello, eh. Sì, comunque un attimo. Eccola qua. Allora, mi ha fatto ridere perché l'ho visto stamattina, si parla adesso di iniezione diretta di ISE, automobili e quant'altro. La prima macchina al mondo di iniezione diretta. Common Rail. Esatto. Ah, il Common Rail. Ho capito. Io mi sono... stamattina ero anche mezzo addormentato, ho detto, ma che cosa vuol dire? E in realtà vuol dire che qui dopo c'è tutto il depliant, bla bla bla, fa vedere la composizione, la caldaia, la pompa e
il depuratore, che anche quello è certo, stata una certo, grande un'altra rivoluzione. Innovazione. Comunque, l'iniezione diretta. Ivan, sì. Rispondo a Ivan. Oh, sì. Perché so che Ivan ci tiene molto a queste cose, assolutamente sì, ci sono poi delle tecniche che vengono utilizzate per evitare di aspettare quel minuto in più, eccetera, assolutamente d'accordo, però diamo, come al solito noi cerchiamo un minimo di generalizzare, altrimenti dobbiamo entrare nel dettaglio sempre, ma certo. Concordo, ci sono tecniche che si sono sviluppate negli anni, si mette il cucchiaino, sì, esatto, assolutamente. Dicevo che ci sono tanti gruppi sulla macchina a leva storicamente, perché mentre tu ne usavi due, potevi caricare gli altri due. Esatto. E dovevi aspettare che gli altri che si scaricassero per poterli riutilizzare. Proprio questo è il motivo, uno dei motivi. E quindi arriviamo alla famosa... E 61, esatto. E 61 iniezione diretta, vuol dire che l'acqua proviene dalla rete idrica, c'è uno scambiatore o intercooler che, di calore, per cui l'acqua entra... Ce l'hai? Ecco. Bravissimo. Che bravo che sei. Che bravo che sei. Allora, c'è questa, l'acqua dalla rete idrica, quella blu, entra... C'è lo scambiatore di calore, per cui la caldaia è riempita con acqua bollente che viene utilizzata solo per i servizi, cioè acqua calda per i tè, tisane e vapore per scaldare il latte, okay? O per fare i punch. Per cui l'acqua arriva dalla rete idrica, passa all'interno di questo scambiatore di calore, va dentro in circuito termosifonico, dentro al gruppo, e quando si alza la famosa levetta della E61, parte la preinfusione e contestualmente parte uno switch elettrico che attiva la pompa elettrica che eroga 8-9 bar, dipende da come è regolata. Quindi, rifacciamo di nuovo. La rete idrica è quella azzurra. Bravissimo. Entra in uno scambiatore di calore che in realtà è un tubo di metallo inserito all'interno di una caldaia più grande. Certo. Per bagnomaria. Per bagnomaria, questo... perché tutto attorno c'è acqua bollente e vapore, la parte bianca è vapore. Ok, uso qui il pennarello che è meglio. Ok, qui dentro tutta acqua calda, sono 10 litri sopra, di acqua e vapore. Questo tubo è riempito di acqua corrente. Ovviamente, man mano che resta lì dentro, si scalda per contatto per bagnomaria. E esattamente. Lavora in un circolo vizioso sempre chiuso in questo modo. Quando la macchina è spenta. Esatto. Esatto. Quando aziono la levetta... La levetta in quel caso, o oggi il pulsante, perché in realtà ricordiamo che la tecnologia non è utilizzata, da parte una preinfusione meccanica, quando proprio alzo la levetta, che apro e entra un pochino d'acqua sopra la cialda, che va in preinfusione. Sì. E poi arriva la pompa elettrica che butta 8-9 bar. E permette l'estrazione del caffè. Esatto. Quando spengo, che cosa succede? Ritorna la circolazione come prima. Esatto, quindi questo circuito. Esatto, e serve per mantenere, siccome, come vedete da questo schema, che è poi lo schema vero, cioè tecnico, il gruppo non è più flangiato, non è più attaccato alla caldaia, ma è esterno. Questo circuito termosifonico permette che il gruppo resti in temperatura. Altrimenti sarebbe freddo e la temperatura dell'acqua di estrazione sarebbe più troppo bassa, ok? E quindi ecco qua l'importanza di mantenere i portafiltri agganciati e i gruppi caldi, proprio perché abbiamo bisogno di tutta la filiera, la catena di quei portafiltri. La catena per erogare l'espresso deve essere calda dal momento in cui questo caffè e l'acqua rimane calda sempre, diciamo. Certo, certo. Assolutamente. Vediamo se ho qualche domanda. Sì, altre domande? Aspetta, no. Ok, per il momento le domande le faccio io a questo punto. Sì. Vediamo se sono preparato. A questo punto abbiamo detto come è fatta una macchina a leva. Sì. Abbiamo detto come è fatta una macchina tradizionale, anche se avete visto siamo stati molto stringati. Sì. Uno in fin dei conti è comunque una seconda rivoluzione. Piccola curiosità, vai. Si chiama, sapete perché si chiama E61? Tanti di voi lo sanno, alcuni forse no. Perché Valente era appassionato, cioè una serie di sue macchine a caffè rappresentavano comunque i pianeti, no? Marte, Mercurio e quant'altro. E nel 1961 ci fu un'eclissi totale di sole in Italia, per cui questa è l'eclissi 61. E perché ecco, Flavio Dupi, gruppi sempre agganciati ma puliti. Bravo, sì. Flavio. Sì, certo. Invece sulla domanda, c'era una domanda prima sulla leva riguardo al purge, se si può fare. Sì, si può fare assolutamente.
Anzi, io vi dico, siccome mia moglie è viestana e ogni estate andiamo a Vieste, ci fermiamo a un barettino fuori dall'autostrada che usa delle macchine a leva moderne, Mi devi dare ok? l'indirizzo, Davide, Sì, non... sì. passo anch'io ogni anno lì, come Sì, mai? ti do. Beh, sì, dopo te lo dico in privato. Comunque, no, beh, sì, Ok. cioè, vabbè, è il distributore a Poggio Imperiale, appena esci Ah, dall'autostrada. Quello ok. sulla destra, del cane Sì? sei zampe, dell'Agip, vabbè, si può dire, Ah, no? sì. Facciamo. Sì. Lì Ci... usano, mi sembra, il Le... Canon di Napoli, però estraggono molto, molto, molto. Sono bravissimi. Allora, l'estate Puliscono. prossima mi ci fermo. Puliscono, Vai. addirittura loro usano il purge a leva, no? Mentre esce la cosa, mentre esce il flusso d'acqua bollente, che Per pulire comunque il portafiltro. bravissimo, bravi, sono proprio Wow, bravi, beh, sono non proprio bravi. male, non E il male. caffè dopo c'è una componente di robusta molto alta, però il Beh, caffè è chiaro. buono, cioè comunque senti che è estratto bene, e questo, cioè, voglio dire, al di là del gusto personale, che possiamo discuterne per anni, ma è estratto bene, ok? Ok, bene. Per cui si può Quindi fare il si può fare purge, purge e sì, veniva anche anzi, usato in va fatto. contatto Io per direi va scaricare fatto. la temperatura, giusto? Un Sì. minimo quando la temperatura è un po' alta si scaricava un Lì, pochino, mi pare di ricordare. sì. Dopo l'altro problema che non abbiamo detto della leva, che quelle storiche, classiche, che non avendo l'autolivello e dovendo caricare noi manualmente l'acqua, quando carichiamo l'acqua e riempiamo una caldera da 10 litri con 6-7 litri d'acqua, perché se è caricata, abbiamo un tempo di non lavoro, Riscaldamento. perché si deve scaldare, e ovviamente, cioè, dobbiamo attendere, perché comunque finché non entra in pressione, Abbiamo... noi non possiamo lavorare, siamo fermi. Cioè, una cosa a cui Quindi nessuno pensa, siamo fermi. Sì. E grazie poi, a te, Jasmine. sì, grazie, anche, mi sembra anche mio cognato, mi guarda. Ah, Sì, che sì, fantastico. sì, sì. Vabbè, vabbè. Sì. Ascolta, Davide, quindi 61 ne abbiamo Vogliamo. parlato. Chi è che Vai, vuole vai, vai. ancora il caffè nero bollente? Vogliamo ancora. Grazie. Bene, ne Buonasera. parleremo ancora, sicuramente che ancora, dato tempo, ragà, purtroppo avete capito che di tempo a disposizione nei prossimi giorni, no? Ce ne Ne avremo. abbiamo un po' tutti, quindi Sì. assolutamente sì. Però, Davide, arriviamo, non dico alla modernità, perché con te non vorrei parlare di Sì. modernità, di No, no, no. multifunzionalità. L'acqua non veniva filtrata? No. Questa è una bella domanda che merita una risposta. No. Era tutto molto empirico. Di conseguenza, c'erano delle macchine del caffè dove avevano da quattro gruppi, dove avevano due caldaie separate, perché potevano fare la manutenzione. Se si rompevano una caldaia o dovevano decalcificare, cioè decalcificare vuol dire smontare la caldaia, metterla in acido e rimetterla in opera. Okay. Per cui questa operazione richiedeva il blocco del lavoro. Wow. E c'erano delle macchine caffè grandi a quattro gruppi, ne ho anch'io, l'unica mia macchina in collezione a quattro gruppi è una macchina spagnola, che sono stato a prendere nel País Basco 2 anni fa, che ha due gruppi, cioè due caldaie separate. Ognuna con la propria resistenza, così. Per cui sono separate, tu le accendi diciamo, entrambe, oppure puoi usarne solo uno, per una questione anche di risparmio elettrico, ma anche e soprattutto di Di gestire, di manutenzione. manutenzione. Tu potevi lavorare anche con mezza macchina, perché non. Fantastico, Davide. Abbiamo Vai. ancora 5 Sì, vai, minuti, vai, sai vai, vai, che vai, purtroppo vai. Instagram ci permette di fare un'ora di Ma questa. diretta, poi si stacca, Sì, altrimenti bisognerebbe no, fare un certo. secondo video. Anche a mio nipote, ciao. un sacco di gente che ti sta guardando. Bello, 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 sono contento. Vai. Davide, ma qua domande direi che abbiamo visto un po' tutto. La domanda che ti faccio però è, secondo te, è meglio il caffè fatto con la macchina a leva o è meglio il caffè fatto che sono proprio, eh? O è meglio il caffè fatto con la macchina, polemicone proprio, fatto con la macchina semiautomatica, diciamo dalle 61 in poi? Ovviamente una domanda provocatoria, ma Sì. ti sicuro rispondere. Diciamo per il fascino, sempre leva sempre. Io qui a casa sto usando una Femina, dopo ho, vabbè, una macchina da bar un po' più grande, è un gruppo. Per anni ho usato la Disco Volante, che è la prima macchina da bar che io ho acquistato, è una San Marco del 57, 58. Per cui il cuore mi dice leva. Anche Ma perché. e o anzi, perché tu Ma al è. bar non usi la leva. No, allora io al bar non uso la leva, per cui ti dico, ci sono, cioè, le macchine moderne cominci a avere il multiboiler, cominci a avere la gestione separata sul singolo gruppo della temperatura, Temperature. addirittura delle curve di pressione, la leva resta una marcorda, cioè un bel oggetto
che ti ricorda il tempo passato, anche se ti dico, io non l'ho solo vista in all'host ancora, non l'ultima edizione, ma due edizioni, cioè la penultima edizione 2 anni fa. Ci sono dei marchi italiani, e sappiamo tutti di cosa sto parlando, che hanno riproposto la leva, che sembra una cosa stratosferica e sarebbero da provare, ecco, se non costassero così, allora, così tanto. Devo dire, infatti, anche riguardo questo argomento, che è assolutamente vero che le macchine a leva oggi non sono esattamente le stesse macchine a leva che erano 50 anni fa. Ci sono adottati degli accorgimenti tecnologici che permettono comunque di avere una macchina a leva, tra virgolette, messa sul moderno. Sì. Per me, se posso dire la mia, ancora qualcosina in più di step sulla macchina a leva ci si potrebbe fare. Ci sono degli accorgimenti ancora appena in più che si potrebbero attuare per migliorare ancora. È sicuramente molto affascinante. Non c'è dubbio. Funzionale in alcune aree d'Italia, lo sappiamo benissimo, no? In alcune aree d'Italia, tipo la zona comunque della Campania, di Napoli in particolare, la macchina leva ha un fortissimo appeal ancora e viene usata, sì, direi quasi nella totalità. Poi, sì, meglio o peggio, ragazzi, sicuramente ci sono pro e contro. Allora, per un uso professionale richiede sicuramente più manutenzione la leva, perché banalmente, cioè, mentre nella macchina classica abbiamo solamente la guarnizione sotto coppa, no? Ogni tanto da cambiare, nella leva c'è proprio un pistone che meccanicamente si muove, che ha degli O-ring, e questi hanno una durata che più si usa e meno durano, per cui comunque io richiede più manutenzione. Guarnizioni rotonde. Guarnizioni, sì, certo, scusate. All right. No, c'è il suo problema. Allora, tra l'altro, vi vorrei dire, annunciare anche che uno dei prossimi giorni... questo. Vincenzo, è come il cambio manuale oppure il cambio automatico, mi piace. Esatto, esatto. Io nei prossimi giorni sarò in diretta anche con un altro esperto con cui parleremo di docette e di filtri. Sì. Attenzione, perché anche quello è un argomento che Davide ha toccato all'inizio e che credo oggi sia un argomento che potrebbe tranquillamente fare la differenza oggi, eh. Ok, qui vedo una domanda veloce. Ad oggi le macchine a colonna sono abbandonate, cioè ci sono dei marchi che fanno delle macchine che nella foggia sono a colonna, ma in realtà sono delle macchine con una caldaia dentro orizzontale toroidale, si dice, cioè un cilindro molto, molto rastremato, e sono delle macchine semiautomatiche moderne, cioè nella forma ricordano quelle gloriose a colonna, ma sono completamente abbandonate dalla storia, ma lo sono state già dai primissimi anni 50, dall'avvento della leva, e sono scomparse praticamente nel giro di pochissimi anni. Sono rimandati dalla collezione, in fin dei conti, dai. Sono oggetti da collezione. Molto costosi, devo molto dire. Allora, ragazzi, purtroppo il tempo è volato. Un'altra ora con noi è volata anche oggi. Vi aspetto lunedì alle 14. Parleremo con la Manuela Fensore e Carmen Clemente di Latte Arte, che è un altro argomento che secondo me è interessante per i baristi. Io saluto Davide, vediamo. Io ti ringrazio. Ringrazio tutti voi e insomma della bella accoglienza. Ringrazio Davide di avermi dato la possibilità di spiegare, di raccontare le mie follie. Per cui, bello. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo presto. Devo chiudere, se no mi parte il secondo video. Ciao ragazzi. Ciao.